When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sword the fire, motherfucker! I'm set. Are you ready for me? The spades in this music, I'm here to satisfy. You're moving with a slow get ready, you can feel the stride. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take your time for ecstasy. We wanna shake it out, your time is your style. I wanna feel so bad. Amici del Super Show di Telebari, benvenuti. Questa location dove mi trovo in questo momento non c'entra assolutamente niente con quello che andremo a vedere in questa puntata, perché oggi ci facciamo seri. Ci diamo del lei e siamo davvero eruditissimi, esperti del cinema al 100%. Abbiamo incontrato il direttore della mostra del cinema di Venezia, Marco Müller, in Ateneo per una lezione alquanto speciale. E noi disclero che ci facciamo ancora qui. Ci andiamo! Cattedra alquanto speciale in Ateneo oggi, Herr Marco Müller, buongiorno e benvenuto nella nostra Ateneo. Grazie, mi fa molto piacere di essere di ritorno a Bari. Come è andato questo incontro con gli studenti? A questo bisogna chiedere agli studenti, io quando mi metto a parlare appunto dell'idea forza che c'è dietro agli eventi di cinema che mi è stato dato in sorte di realizzare, posso parlare per ore, quindi bisogna sapere se lo abbiamo visto e sentito. Ah, si sono annoiati o meno? No, anche perché da studente personalmente eravamo tutti molto affascinati dai racconti. La sua vita universitaria e la sua carriera universitaria com'è stata? Beh, io sono stato assistente di Diego Carpitella presso la cattedra di museologia fino a quando non ho deciso di esercitare esclusivamente il mestiere di fabbricante di festival, quindi fino all'80, poi quando ho lasciato il festival di Locarno, come un avvoltoio Mario Botta, il grande architetto svizzero, mi è piombato addosso e mi ha detto adesso torni a insegnare, e ha acceso per me un insegnamento di stili e tecniche del cinema alla facoltà d'architettura, che poi abbiamo trasformato in una cattedra di production design, e questo è quello che mi impegna per metà anno, una docenza a dei quasi architetti, insegno agli allievi del quarto o quinto anno quella che è appunto la concezione architettonica che regge la coerenza visiva di un film. C'è un film nel suo cuore che racconta al meglio magari la vita universitaria? Ma la vita universitaria, la vita studentesca, allora a questo punto forse è meglio, perché allora si può fare sì un frullato di esperienze diverse che vanno da Zéro de Conduite di Jean Vigo fino addirittura a quel Goodbye Mr. Chips di Herbert Ross,
che ha un enorme vantaggio, quello di raccontare bene quelli che sono gli spazi della vita universitaria, perché molto spesso poi non ne sentiamo l'essenza diversa, spazi di libertà come degli spazi, come spazi di prigionia. Ecco, in questo senso ci posso mettere dentro tante esperienze anche contraddittorie, ma del resto poi questo è importante, mettere assieme i film in modo che uno più uno non faccia più quel due che siamo abituati a considerare come unico risultato possibile, ma possa diventare una quantità diversa, foriera di aperture nuove. Ci ha raccontato del no alla pellicola dell'ultima di Mary Streep. È un no detto a cuor leggero oppure c'è qualche... No, leggerissimo, perché noi quando selezioniamo film li selezioniamo con la vecchia regola hollywoodiana del cavallo dei pantaloni, cioè se uno si comincia a agitare sulla sedia dopo una mezz'ora e quando si alza i pantaloni sono stropicciati, il film non ha funzionato. In questo caso... sono stati stirati male i pantaloni. No, abbiamo avuto bisogno tutti di rimandarli in tintoria. Lei conoscerà tutti gli attori del mondo, li avrà visti, stravisti, avrà anche un rapporto molto ravvicinato. Ma di quali? Lei vedrebbe anche le televendite di questi attori? Dove li vedrebbe? Ovunque? Farebbe un overdose? Ma purtroppo ci sono tanti attori che hanno un po' tanti attori, tanti divi maschi che hanno una faccia da venditore di macchine usate, quindi... In Italia forse ce ne sono un po' meno, bisognerebbe appunto capire che cosa fa la seduttività di certi divi rispetto ad altri. Noi siamo tra quelli, siamo tra i paesi che possono vantare comunque una nuova generazione con una presenza sullo schermo abbastanza sorprendente dei volti, dei corpi non facilmente solvibili appunto dentro quella che l'estetica dominante che ci ha, ma anche il cinema americano ha avuto bisogno appunto di canoni diversi di bellezza e di seduttività. Nel dibattito tra doppiaggio e sottotitoli lei si è schierato per il doppiaggio? Assolutamente, continuo a ritenere che sia delle volte soltanto una questione di un po' da mandarini. A me delle volte quando faccio lezione verrebbe voglia di far vedere i film in originale senza sottotitoli, proprio perché così la gente non si fermi a leggere, se potesse semplicemente ascoltare e lasciarsi catturare dalla forza delle immagini sarebbe molto più convincente come esperienza. Del resto, che ne so, Fellini o Ferreri prendevano la faccia di un attore e ci mettevano sotto la voce di un altro, quindi... In qualche modo bisogna continuare a ragionare proprio così, se questo serve a suscitare la fame e la sete di altro, se questo serve soltanto a confermare che il cinema si è ridotto a quei pochi filoni che riescono a riempire i multiplex, allora a questo punto non fa più differenza se i film vengono doppiati o sottotitolati, ma è naturalmente importantissimo invece che esista in ogni città almeno una sala che offre la possibilità di sentire le voci originali degli attori, di sentire lo spazio sonoro, perché nei doppiaggi purtroppo si appanna molto quelli che sono gli ambienti registrati sulla colonna sonora. Però in una sua ospitata da Victoria Cabello ha dato una piccola dimostrazione di come magari sono i suoni veri, le voci vere. Assolutamente, ma cioè... su Telebari. No, su tutti i film giapponesi appunto era sempre molto paradossale, perché c'era sempre un momento cruciale prima di un duello, magari nei film di samurai di Toshiro Mifune, e di solito in italiano quei borborigmi, quella voce gutturale diventa già. E quindi delle volte fa anche un po' ridere, ma le scuole di doppiaggio per fortuna si sono molto evolute dopo quegli anni pionieristici. Ci verrà a trovare al Bari International Film and TV Festival? Senz'altro, Felice mi ha detto che ci terrebbe molto al mio ritorno barese, e io sono felicissimo di essere ogni volta qui e mi fa anche molto piacere cercare di
accompagnare e sostenere Felice Laudadio in questa nuova scommessa. Allora faremo il red carpet insieme verso il nostro mitico Petruzzelli. Speriamo, non vedo l'ora di rivedere il Petruzzelli riportato allo splendore delle forme originarie. Io non vedo l'ora di ricevere un suo invito a Venezia, così lascio di stucco tutti i miei colleghi. Certo, e arriverà? Naturalmente sì. Grazie mille.